Bentornati dai Grandi Vini, siamo a Chianti Classico Collection e abbiamo il piacere di avere qui ospite il presidente del consorzio Chianti Classico, Sergio Zingarelli. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una magnifica manifestazione che, come vediamo, è già gremita di operatori, addetti ai lavori, giornalisti, insomma una bella risposta che riconferma la crescita economica del marchio a livello internazionale, mercati emergenti e mercati che si riconfermano. Sì, qui siamo alla 25esima edizione della Collection del Chianti Classico e la 15esima che la svolgiamo qui all'interno della Leopolda. Penso siamo stati la prima organizzazione a prendere in considerazione la Leopolda come centro della nostra attività e della presentazione delle anteprime del Chianti Classico. Mercati, diciamo che usciamo dal 2017 da un anno pieno di record. Un record sicuramente le vendite di Chianti Classico, anche se c'è stata una leggerissima flessione fra 2017 rispetto al 2016, comunque non è mai capitato nella storia di Chianti Classico che per anni consecutivi, 15, 16, 17, abbiamo venduto oltre 37 milioni di bottiglie. I 37 milioni di bottiglie abbiamo toccato solamente nel 2006, veramente un po' di più, 38, però poi prima e dopo i numeri erano completamente diversi. Quindi c'è una certa solidità del mercato del Chianti Classico, dove gli Stati Uniti la fanno un po' sempre da padrone, una bottiglia su tre di Chianti Classico raggiunge il mercato nordamericano, mercato americano, perché c'è anche il Canada che è un altro mercato molto importante per il Chianti Classico, il quarto mercato in assoluto, ma la cosa che ci fa conforto ancora di più è che c'è una ripresa dei consumi e delle richieste, quindi delle vendite di Chianti Classico anche in Italia, che per noi è un mercato assolutamente strategico. Per quanto riguarda l'Asia, la Cina si inizia a sentire dei primi dati di positivi anche di una certa importanza e di una certa potenzialità di importanza. Ancora è un mercato un po' immaturo per il Chianti Classico, ma molte aziende ci stanno investendo, molte aziende vanno a comunicare, a promuovere, anche a educare il mercato cinese per il vino italiano e per il Chianti Classico. Sono sicuro che potenzialmente è il mercato del futuro, però questo futuro se domani o fra 5 anni non lo so. Però insomma è un mercato che bisogna assolutamente seguire e monitorare insieme ad altri mercati asiatici, e comunque Chianti Classico sta diventando sempre più importante. Sicuramente dei numeri che confermano l'altissima qualità dei vini del Chianti Classico, c'è però dietro anche un lavoro di immagine molto importante. Vediamo che Chianti Classico Collection lancia questa campagna Il Signore del Chianti Classico, più c'è la novità di 5 ambasciatori del Chianti Classico, ce ne può parlare? Sì, questo per me è la mia sesta edizione come presidente della Collection e in ogni anno abbiamo presentato sempre qualcosa di molto importante, dalla nascita della Gran Selezione, e nel 2016 è stato il 300° anno dall'editto Cosimo III dei Medici, quindi primo documento che parla della nostra zona. Quest'anno abbiamo deciso di personalizzare questo evento chiamando il Signore Chianti Classico. Uscirà una nuova campagna di comunicazione Chianti Classico incentrata molto sul nostro simbolo che ci distingue da tutti gli altri vini, il Gallo Nero, e basandosi molto anche sulla leggenda del Gallo Nero, ma anche questo Gallo Nero poi viene vestito in questi, gli ho dato un po' una forma quasi umana di signore dell'ordine del Chianti Classico, e viene vestito nelle diverse epoche, dal 700 ai giorni d'oggi, come per dire passano gli anni, ma il Chianti Classico, il Gallo Nero, rimane sempre molto attuale. E questa è un po' l'immagine che vorremmo comunicare all'esterno, cioè il nostro Chianti Classico, e nello stesso momento tenendo sempre presente che il simbolo più importante al mondo legato a una denominazione, il Gallo Nero Chianti Classico, di valorizzarlo ancora di più e di far capire sempre di più che c'è un Gallo Nero e Chianti Classico, questa è la cosa molto importante. Poi dall'anno scorso abbiamo deciso di fare una nuova attività per il consorzio, abbiamo iniziato a nominare attraverso un concorso i primi ambasciatori del Chianti Classico, abbiamo iniziato in Canada, abbiamo nominato il primo a Toronto, poi a Montreal, a Vancouver, quest'anno sarà l'anno degli Stati Uniti, e in quest'ottica quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di dare invece dei riconoscimenti di ambasciatore ad honorem a 5 persone che secondo noi si sono distinti in questi anni, che credono molto nella nostra denominazione, nei nostri terreni, nelle nostre aziende, nei nostri vini, nelle nostre eccellenze, e stanno diffondendo queste bellezze del nostro territorio in tutto il mondo. Quindi abbiamo nominato
primi 5 ambasciatori, un italiano, 2 canadesi, un americano e un giapponese. E penso che sia l'inizio di una nuova favola del nostro Chianti Classico. Presidente, la ringrazio. Grazie.